Signori e signori dal Pallaroniano, buonasera dalla voce di Roberto Pentuzzi. Stiamo per assistere ad un incontro molto importante. Dopo il primo incontro di ritorno, del girone di ritorno intanto ecco, sono un attimo interrotto dal tifo incredibile che vedete come sempre sul Pallaroniano. Si gioca alle 21 in una serale di sabato e non neanche devo dirvi quanto possa essere il pubblico accorso al Pallaroniano oggi. Vi dicevo, un incontro molto delicato dopo il secondo incontro dei playoff, diciamo, della seconda fase. A parte Livorno che è prima in classifica, tutte le squadre, tolta Imola che ha 0 punti, hanno 6 punti in classifica. Quindi oggi si gioca a Treviglio o Bergamo e qui a Rieti si gioca a Ragusa contro Rieti. Sono degli scontri diretti, chi perde rischia di essere fuori. Quindi un incontro particolarmente delicato, un incontro particolarmente sentito da entrambe le parti. Il grande pubblico sta ancora affluendo al Pallaroniano e il via per l'incontro subito. La palla viene recuperata da Ragusa. Carli di Padova e Ramili di Forlì sono gli arbitri che dirigeranno questo incontro. Subito il tiro da tre di Zucchi che realizza grandi 3 punti iniziali di Zucchi, grande mano. Sappiamo che Zucchi è un ottimo giocatore, come tutto Ragusa è un'ottima squadra. Dalla parte opposta sbaglia nel frattempo De Ambrosi. Vi leggo subito le formazioni in campo. I due quintetti sono Raiola, Cassì, Zucchi, Passarelli e Marco Valdi, quindi il quintetto base per la formazione di Ragusa. Viene avanti ancora e realizza i suoi primi 2 punti personali anche Marco Valdi, punteggio 5-0 per Ragusa. Entra in quintetto base Ciccotti. Marco Locar ha subito un infortunio domenica scorsa e alla caviglia a destra, la caviglia è ancora gonfia, quindi non può giocare il play titolare dell'MZ Rieti. Quindi per il momento Marco Locar è in panchina, Ciccotti è partito come titolare. Insieme con Ciccotti ci sono infrazione di passi, fischiata De Ambrosi. Insieme con Ciccotti ci sono De Ambrosi, Rosignano, Croce e Paolo Scarnati. Paolo Scarnati spesso dovrà probabilmente aiutare Roberto Ciccotti a portare avanti palla fino a quando Coach Vandoni non deciderà di impiegare Marco Locar, se così potrà essere la cosa. Ecco che va al tiro anche Passarelli, percentuale straordinaria per la formazione di Ragusa, 7-0 su 3 tiri effettuati, 7 punti realizzati dalla formazione di Ragusa. Squadra molto forte in attacco, vediamo se l'MZ Rieti riesce a prendere le distanze e a reagire con i propri attacchi. In incursione ora Ciccotti che realizza da due. Primi 2 punti dell'MZ dunque realizzati da Roberto Ciccotti. E piovono giù una marea di foglietti per festeggiare questi primi 2 punti per l'MZ Rieti. Roberto Ciccotti dunque è lui che va a realizzare i primi 2 punti dell'MZ. Una gara molto difficile, un incontro davvero molto equilibrato. Ragusa ha delle percentuali di tiro stratosferiche. E sappiamo che sarà davvero molto difficile contenere questa squadra, anche perché viene dalla sconfitta interna contro Livorno. Livorno è una squadra che vince dove e quando vuole. Ha vinto anche a Livorno, ha vinto, scusate, anche a Ragusa. Questo è stato un gran favore per l'MZ Rieti. Ma oggi chiaramente Rieti deve dimostrare di essere più forte di Ragusa e soprattutto ci sono da vendicare i 55 punti subiti in terra siciliana, punti che hanno scottato enormemente alla tifoseria reatina, a tutto l'ambiente cestistico di Rieti, dove mai una sconfitta così grande era stata presa da una squadra che ha vinto anche la Coppa Gorac. E chiaramente il pubblico ha reagito molto male. Il grande pubblico comunque è accorso in massa questa sera al Pallaroniano proprio per aspettare questa sfida che da ormai diverse settimane tutti attendevano qui a Rieti. E sentite qual è l'accoglienza. E ancora non può riprendere il gioco perché il parquet di gioco non è ancora del tutto pulito dai foglietti venuti giù dall'intero Pallaroniano Roberto Brunamonti. C'è Roberto Brunamonti, c'è Roberto Brunamonti che è venuto a far visita al Pallaroniano. In pochissimi lo notano, ma la nostra telecamera prontamente va a beccare Roberto Brunamonti.
tutti in piedi quando lo vedono e si alzano. Roberto Brunamonti, vecchia bandiera reatina, viene a trovare la sua MZ. Roberto Brunamonti è nativo di Spoleto, ma cestisticamente è nato a Rieti. Ha giocato delle stagioni alla grande. È commovente vederlo qui tra noi, è commovente vedere Roberto Brunamonti che viene a vedere questo incontro decisivo per la sua MZ Rieti. Sbaglia ora Ragusa, rimbalzo di De Ambrosi, viene avanti l'MZ. In palleggio Roberto Ciccotti. Il punteggio è 7-2, 18-04 da giocare al termine del primo tempo. E c'è questa presenza importantissima, capitano della nazionale Roberto Brunamonti, capitano della Buckler. Tiro da tre di Scarnati, dentro, caldissima la mano di Paolo Scarnati. Paolo Scarnati ha un gran cecchino, caldissima la sua mano, uno su uno da tre di Paolo Scarnati, e quando lui attacca è pericolosissimo. Il punteggio si muove ancora, è Passarelli che realizza. Quarto punto personale per lui, un incontro davvero molto tirato fin da subito. 9-5 il punteggio, 17-27, da tre di Ambrosi, sbaglia, il rimbalzo questa volta è di Marco Valdi. Incontro delicatissimo, incontro che vivrà momenti davvero di grandissimo equilibrio. In palleggio Raiola, mancano 17-13 al termine del primo tempo. Riceve ancora Passarelli che gioca molto fuori, il tiro da tre di Zucchi, sbagliato, rimbalzo di Croce. 17-04 al termine, ora 9-5 ancora per Ragusa, e Paolo Scarnati che va a manovrare, appoggia verso Croce e poi Ciccotti. Ciccotti chiama lo schema, punteggio ancora 9-5 per Ragusa. Scarnati per Croce, sotto si gira Croce, tira da due, realizza. Quindi Ragusa che ha ridotto il suo vantaggio di soli due punti, era andato addirittura 7-0 inizialmente. Quindi c'è un parziale ora di 7-2 per la mezzetta Rieti. In palleggio ora è Cassì. Cassì per il tiro realizzato da Marco Valdi, è davvero molto precisa Ragusa comunque al tiro. 4 punti Passarelli, 4 punti Marco Valdi e 3 punti Zucchi. 11 punti totale contro i 7 di Rieti. Rosignano per Croce, Croce finta e gli viene fischiata infrazione di passi. Sulla finta del passaggio, il Pallaloniano praticamente è tutto pieno. Pallaloniano è tutto pieno, e davvero l'onore più grande, lo dico ancora, è vedere il vecchio capitano Roberto Brunamonti che è venuto da Bologna proprio per assistere a questa partita delicatissima tra le mezzetta Rieti e il Ragusa. Raiola ancora in palleggio, c'era il fallo non visto di Cassì, palla comunque rubata da Ciccotti e viene avanti ora la mezzetta. E scarica il pallone verso Rosignano, ma perde ancora la palla la formazione reatina. Poi c'è il fallo fischiato a Ciccotti. Fallo di Ciccotti su Raiola. È il primo fallo di gioco. Undici a 7 il punteggio e ci saranno più o meno 4.000 persone al Pallaloniano oggi. 15-41 da giocare, un grande inizio da parte di Ragusa, della Banca Popolare Ragusa, molto precisa soprattutto al tiro. Raiola per Passarelli, Passarelli ancora Cassì che tira da due e sbaglia, rimbalzo di Croce per Ciccotti, viene di nuovo avanti la mezzetta Rieti. Scarnati ora lui che aiuta a palleggiare, il tiro da tre di Scarnati da molto lontano, prende il ferro. Sfortunata questa soluzione di Scarnati da molto lontano. Comunque è uno su due la percentuale di Paolo Scarnati. Pensava di essere in forma l'anziano giocatore reatino, l'esperto giocatore reatino che ha giocato per 12 stagioni in Serie A. E ora lo sfondamento di Raiola. Lo sfondamento di Raiola su Ciccotti. Primo fallo di Raiola, ha qualcosa da ridire il coach Borgi agli arbitri.
ma questa è la decisione, punteggio ancora 11 Ragusa, 7 Rieti. Un clima incandescente davvero. Scarnati per Croce, il tiro da due di Croce dalla distanza, dalla media distanza. In genere Croce non tira mai da così lontano, ma in un momento particolare di forma Davide Croce, 9-11 ora il punteggio. Ruba palla a Scarnati, ma viene fischiato fallo. Viene fischiato fallo a Scarnati. Primo fallo dunque anche per Paolo Scarnati, è il secondo fallo di squadra per la mezzetta Rieti. 14-37 al termine del primo tempo, 9 Rieti, 11 Ragusa. E ha una partita ancora logicamente tutta da giocare, molto equilibrata. Raiola va dentro e c'è il fallo di Ciccotti. C'è il fallo di Roberto Ciccotti, è il suo secondo fallo personale. Rimessa dunque per la formazione di Ragusa. Cassì ora che riceve in palleggio, lo stesso Cassì è sulla linea dei tiri dei tre punti, poi Marco Valdi che riceve, Marco Valdi tira da due, il tiro è pulito ma è sbagliato, rimbalzo di Croce, Ciccotti lancia De Ambrosi va fin sotto al canestro, poi subisce fallo e ci saranno tiri liberi per lui, commette il fallo Zucchi, ci saranno tiri liberi per Gianluca De Ambrosi. Esce Ciccotti ed entra Marco Lockhart. Va dentro il primo tiro di Gianluca De Ambrosi e anche il suo primo punto personale. Questo tiro libero può dare il pareggio alle mezzetta e così è. 11-11, secondo punto personale per Gianluca De Ambrosi. È entrato dunque Marco Lockhart, vi ricordo che non era entrato fin dall'inizio perché aveva subito un infortunio, una distorsione alla caviglia destra, ma ora Marco Lockhart in campo. Raiola che riceve da Cassì, Raiola in palleggio, su di lui c'è Scarnati, poi Cassì ancora, Zucchi commette fallo non visto, poi Zucchi si gira e tira da due, molto preciso anche Zucchi, 5 punti personali per lui ed è il miglior marcatore dell'incontro, 13-11 per Ragusa su Rieti. Lockhart in palleggio, Scarnati, è solo De Ambrosi va fin sotto e realizza da due, bravissimo De Ambrosi e bravo Scarnati a pescarlo da solo. Quarto punto personale anche per De Ambrosi, di nuovo parità 13-13 quando mancano 13 minuti e 22 secondi al termine del primo tempo. Cassì ora in palleggio, su di lui c'è Lockhart, la palla viene scaricata verso Zucchi, Zucchi prova a passare dentro il pallone ma intercetta Croce che manda il pallone fuori e quindi la rimessa sarà per la Banca Popolare Ragusa. È Raiola che si incarica di rimettere questa palla per Ragusa, poi per Cassì, Cassì in palleggio, ora viene chiuso Cassì, c'è il fallo fischiato a Zucchi, secondo fallo personale per Zucchi e quindi palla che passa nelle mani delle mezzetta Rieti. Rimessa di Paolo Scarnati per Marco Lockhart. Lockhart in palleggio per Rosignano. De Ambrosi, ancora Lockhart. Croce stop, arresto e tiro da due, sbaglia, poi il tapin lo sbaglia ancora. L'ultimo a toccare la palla è Scarnati, errore doppio di Croce che poteva dare il primo vantaggio delle mezzetta Rieti, rimessa dunque di Ragusa, c'è una marcatura strettissima di Paolo Scarnati su Raiola, ora va il tiro e sbaglia ma c'è il fallo su di lui, il fallo su Marco Valdi dovrebbe essere di De Ambrosi, no, il fallo è di Paolo Rosignano e quindi è il primo fallo di Rosignano. Ci sono tiri liberi dunque per Marco Valdi, nel frattempo De Mezzetta ha raggiunto il quarto fallo di squadra, realizza Marco Valdi, è il suo quinto punto personale e così raggiunge anche Zucchi, per il momento Zucchi, Passarelli e Marco Valdi sono gli unici giocatori che hanno segnato, sbaglia il secondo tiro libero, rimbalzo di Croce e Marco Lockhart che porta avanti la palla,
Chiama lo schema Lockhart, ancora non è entrato nel pieno della partita. De Ambrosi da due, realizza! Molto preciso De Ambrosi alla parte opposta, ora diventa lui il miglior realizzatore dell'incontro. Davvero importantissima la marcatura di Paolo Scarnati, Urzuraiola a tutto campo. Scarnati che sta giocando benissimo in difesa ed è uno degli uomini più importanti tra i difensori, se vogliamo chiamarli così. Sbaglia Raiola, ma rimbalzo è di Marco Valdi che sbaglia ancora, poi croce per Scarnati, Lockhart in contropiede, c'è Rosignano, Lockhart va dentro e realizza, e arrivano i primi due punti personali di Marco Lockhart. Rieti che allunga, 17-14. Errore banale di Marco Valdi da sotto canestro. Ora Raiola che aumenta, ma è davvero importantissima la marcatura di Scarnati su di lui. Il tiro di Cassina molto lontano, la palla va fuori. Rimessa dell'MZ Rieti, 11-34 al termine del primo tempo. Lockhart in palleggio. Rieti ora che è in vantaggio di 3 punti, croce. Rosignano ancora per Marco Lockhart, finta il tiro da 3, poi a croce, croce si gira bene, tira da 2 e sbaglia, ma c'è il fallo su di lui, fallo commesso da Passarelli, e ci saranno dunque i tiri liberi per la formazione reatina. Esce Scarnati che ha difeso benissimo su Raiola ed entra De Simoni. Nel frattempo entra anche Ceccato per Ragusa ed esce Zucchi. Importantissima la marcatura di Scarnati in questi primi 9 minuti su Raiola. Ora Scarnati deve chiaramente prendere un po' di fiato, ci sono i tiri liberi per Croce, sbaglia il primo tiro libero Davide Croce, ce n'è ancora uno per lui. Punteggio 17 Rieti, 14 Ragusa. E sbaglia anche questo con un pizzico di sfortuna. Ora Davide Croce, viene avanti la formazione di Ragusa, c'è il fallo di De Ambrosi su Marco Valdi, è il primo fallo di De Ambrosi, ci sarà rimessa. 5 falli di squadra per la mezzetta Rieti, solo 4 per la Banca Popolare Ragusa. Raiola per Cassì, Cassì in palleggio, su di lui c'è Lockhart, sta difendendo bene ora la mezzetta Rieti. De Simoni, il nuovo entrato, è andato a marcare Raiola. Raiola tira da 2, sbaglia, rimbalzo di De Ambrosi. Infrazione di passi. Infrazione di passi di partenza fischiata a De Ambrosi. E il pubblico non approva un granché, anche se dobbiamo dire che probabilmente i passi di partenza sono stati commessi da De Ambrosi. Peccato. Dunque l'MZ che si trova ancora a difendere, Cassì in palleggio, 10-50 al termine del primo tempo. Su Cassì c'è Lockhart, Cassì va fin dentro e tira ma sbaglia. Poi c'è il rimbalzo di Croce, con calma Croce appoggia verso Lockhart, in avanti De Ambrosi a De Simoni. De Simoni scarica ancora per Lockhart, palla che stava per essere persa dalla formazione reatina. Punteggio ancora 17-14, De Simoni per Croce, poi Rosignano, Rosignano da 2 realizza. Primi 2 punti anche per Paolo Rosignano, 19-14 ora per la mezzetta Rieti. Raiola, Cassì, finta il tiro Cassì, qui forse c'era passi, poi Cassì alza benissimo la parabola del suo tiro e realizza i suoi primi 2 punti personali, 16 Ragusa, 19 Rieti. Mancano ancora 9 minuti e 54 al termine del primo tempo. Croce tira da 2 e sbaglia, rimbalzo altissimo è di Marco Valdi. Ragusa meno 3 ora che viene avanti con il palleggio di Raiola, su di lui c'è De Simoni. Raiola per Cassì, Cassì ancora per Raiola, Raiola tira da 3 punti e realizza. E vedete subito Raiola come viene lanciato un attimo da solo, realizza subito una bomba da 3, di nuovo parità 19-19, un incontro che sarà equilibratissimo probabilmente fino alla fine. Lockhart per Croce, De Simoni può tirare da 2, poi ci ripensa un attimo, scarica verso Lockhart, il tiro da 3 di Lockhart,
sbaglia il tiro da tre, Lockhart, la palla termina fuori, rimessa dunque per la formazione di Ragusa. Lockhart che non è al meglio delle condizioni e si vede, solo due punti realizzati da lui fino al momento, 19-19 il punteggio. È pronto ad entrare in campo il capitano Luca Colantoni. Raiola in palleggio, su di Lucia De Simoni, esce Rosignano, poi viene lasciato solo Marco Valdi, c'è la chiusura su di lui ma non è tempestiva e quindi Marco Valdi realizza i due punti del vantaggio di Ragusa, 21-19 ora il punteggio per la formazione siciliana. Lockhart per De Ambrosi, tira da tre, De Ambrosi realizza. Molto preciso al tiro De Ambrosi, domenica scorsa non ha potuto giocare perché aveva 40 di febbre. 9 punti personali per Gianluca De Ambrosi, il miglior realizzatore. C'è il fallo di De Simoni ora su Raiola ed è il sesto fallo di squadra. È il primo fallo personale di Emiliano De Simoni. Entra Carchia ed esce Passarelli. Esce Davide Croce ed entra Luca Colantoni. Un doppio avvicendamento dunque, Colantoni va in campo per la formazione di Rieti e Carchia per Ragusa, ora è Cassì sulla linea dei tre punti ma non intende tirare, esce bene la difesa ariatina. Poi c'è Carchia che finta il tiro, va al tiro da due e realizza. Realizza da due Carchia. Colantoni da due, un tiro facile, sfortunato, prende il ferro, rimbalzo della formazione di Ragusa. Marco Valdi rapidissimo viene fin sotto e realizza. Ci sono due punti per lui e un minuto di sospensione richiesto da Claudio Vandoni. 25-22, di nuovo in vantaggio dunque Ragusa. Con questi due punti personali Marco Valdi sale a 9 punti. Dunque per Marco Valdi ci sono 9 punti, come 9 punti ci sono anche per Gianluca De Ambrosi e sono i due migliori realizzatori. Il punteggio è 25-22 quando mancano 7 minuti e 47 secondi al termine del primo tempo. Un incontro davvero molto equilibrato, un incontro che sta impegnando molto le mezzette Rieti, perché a Ragusa si sapeva era una formazione ed è una formazione di tutto rispetto, soprattutto molto forte in attacco. 3 punti per Raiola, 4 per Passarelli, 5 per Zucchi, 2 per Carchia, 2 per Cassì e 9 per Marco Valdi. L'MZ ha realizzato 9 punti con De Ambrosi, 3 con Scarnati, 2 Rosignano, 4 Croce, 2 Ciccotti e 2 Lockhart. Viene avanti proprio Marco Lockhart in palleggio ora. Su di lui c'è Raiola, De Simoni che era sulla linea dei tiri da 3 punti. Colantoni, De Simoni, Rosignano. Rosignano va sotto, il tiro da due sbagliato, è corto, rimbalzo di Marco Valdi. Fabio Cossa che viene chiamato sulla panca, pronto ad entrare. Cossa dunque pronto ad entrare, molto potente il giocatore reatino, vediamo se da tre punti, tira a Carchia, realizza. E sono molto importanti questi tre punti di Carchia, 28-22 ora il punteggio. Lockhart, Rieti a meno 5, De Simoni, non c'è molto gioco, non c'è grande circolazione di palla in questo momento per la mezzetta Rieti, infrazione di passi ancora fischiata a De Ambrosi, esce De Simoni ed entra Cossa, nel frattempo esce anche Carchia ed entra Diapico, scusate non esce il numero 4 Raiola ed entra Diapico. Molti titolari dunque a riposo per la formazione di Ragusa. Riceve Marco Valdi, lui è sempre in campo. Sbaglia ma c'è il rimbalzo in attacco di Diapico, c'è il fallo su di lui. Lo commette Paolo Rosignano e quindi è il secondo fallo di Paolo Rosignano, rimessa per la formazione di Ragusa. E così la mezzetta Rieti raggiunge il bonus dei 7 falli di squadra. 28-22, più 6 dunque per la formazione di Ragusa. Ora è Cassì che porta palla. Cassì in palleggio, ancora più di 20 secondi. Marco Valdi che riceve, c'è il fallo ancora fischiato a Rosignano, terzo fallo di Rosignano. Terzo fallo di Rosignano
e ci saranno dunque tiri liberi ora per Marco Valdi. Punteggio è 28 Ragusa, 22 Rieti, quando mancano 6 minuti e 23 secondi al termine del primo tempo. Marco Valdi alla lunetta realizza il primo tiro e così salgono a 10 i suoi punti personali. C'è ancora un tiro libero per Marco Valdi. Va dentro anche questo, 11 punti, sta giocando veramente molto bene Ragusa. È pronto a fare di nuovo il suo ingresso in campo Croce, Cossa con l'Antoni, Cossa, Rosignano da sotto, c'è il canestro di Rosignano e il fallo subito da Paolo Rosignano, quindi ci sarà un tiro libero supplementare per lui. Il numero 13 Marco Valdi ha commesso fallo su Rosignano e quinto fallo di squadra anche per la formazione di Ragusa, primo fallo personale di Marco Valdi, quindi ci sarà un tiro libero supplementare per Rosignano. A 24 punteggio, ora 30 a 25, 5 punti personali per Rosignano che ha commesso tre falli e quindi deve andare a riposare un po' in panchina. Nel frattempo rientra dunque Davide Croce, esce Cassì e rientra Raiola, quindi Raiola, Ceccato, Diappico, Marco Valdi e Carchia sono i 5 uomini di Ragusa, invece De Ambrosi, Loccar, Cossa, Croce e Luca Colantoni sono i 5 uomini delle mezzetta Rieti. Difesa 3-2 ora per le mezzetta Rieti. Il tiro da 3 sbagliato, il rimbalzo è di De Ambrosi, poi c'è il fallo su Croce commesso da Diappico, il fallo di Diappico commesso su Croce. C'è qualcosa da dire tra De Ambrosi e Diappico, esce Marco Valdi e rientra Passarelli. Nel frattempo primo fallo di Diappico. Punteggio 30 a 25 per Ragusa, 5:45 al termine del primo tempo. Marco Loccar ancora che chiama lo schema bianco. Cossa, sbaglia Cossa. Cossa e Colantoni non si intendono, Cossa e Colantoni, persa palla dunque dalla mezzetta Rieti e Ragusa ancora dunque che difende questi 5 punti di vantaggio importantissimi. Viene avanti il tiro da 3, questa volta è di Ceccato, sbagliato comunque, poi prende rimbalzo e Cossa si fa sfuggire la palla sul rimbalzo, ma l'ultimo a toccare Carchia, quindi la rimessa per la mezzetta Rieti. Nel frattempo aveva sbagliato un tiro Passarelli e per lui in genere quelli sono tiri facili. Dunque allora MZ che deve ancora recuperare 5 punti quando mancano 5 minuti e 11 secondi al termine del primo tempo. Loccar in palleggio, Colantoni sulla linea di 3 punti, Cossa per De Ambrosi, De Ambrosi va fin sotto, tira da 2 realizza De Ambrosi, 11 punti personali per lui. Fallo tecnico a Fandoni, senza motivo viene fischiato un fallo tecnico alla panchina dell'MZ Rieti e questo è un arbitraggio che potrebbe far arrabbiare il tifo reatino. Fandoni era andato a richiamare un proprio giocatore, invece gli arbitri decidono che molto disapprovato questo fallo tecnico fischiato alla panchina. Non ci voleva, non c'erano assolutamente gli estremi per questo fallo tecnico, comunque è fischiato. Realizza Cassì il primo tiro libero, ce n'è ancora uno e poi la rimessa sarà per Ragusa. 4 punti personali per Ragusa, 32 a 27, la rimessa è affidata a Carchia per Raiola. 32 a 27 ora, di nuovo a più 5 la formazione della Banca Popolare Ragusa. Ceccato, Passarelli, Raiola per Cassì, Passarelli, sbaglia Passarelli, prende rimbalzo ancora Passarelli e poi realizza, molto bravo Passarelli, molto caparbio. 34 a 27, 4 a 27 al termine del primo tempo.
Cossa non azzarda il tiro da tre, non ha realizzato ancora nessun tiro. Fabio Cossa deve scrollarsi un po' di dosso la paura. De Ambrosi va fin sotto, ma in precedenza era stato fischiato fallo sul suo diretto marcatore, che nel frattempo era ceccato. Un minuto di sospensione ancora richiesto dalla formazione reattina. Nel frattempo il fallo di ceccato era il primo, e anche la formazione di Ragusa raggiunge il bonus dei 7 falli di squadra. Ancora delle contestazioni del pubblico per il fallo tecnico fischiato in precedenza. Il punteggio è 34 a 27 per Ragusa, quindi 7 punti da recuperare per la mezzetta Rieti, quando mancano 4 minuti e 14 secondi. Incontro difficilissimo per la formazione di casa. Era partita in salita, poi aveva preso un leggero margine la formazione reatina, ma è passata di nuovo con decisione in avanti Ragusa. Ora comunque la rimessa sarà per la mezzetta Rieti. Quindi De Ambrosi che rimette per Marco Locar. Locar sicuramente non è in grandi condizioni, riceve ora Croce, scarica per Cossa. Cossa non tira da tre punti, poi per Luca Colantoni, va fin sotto Luca Colantoni, tira e sbaglia, e rimbalza di Croce, poi la palla sfugge dalle mani di Cossa. Nel frattempo è entrato Maggioni per la formazione di Ragusa. Ragusa ancora in attacco, possibilità ancora di allungare per la formazione siciliana, che già si trova in vantaggio di 7 punti. Ora riceve Carchia, Cassì, Passarelli, ancora Carchia, sotto il pallone verso il nuovo entrato Maggioni, l'ultimo a toccare palla è De Ambrosi, quindi la rimessa sarà per Ragusa. 3:32 al termine del primo tempo, ci vuole un break per la mezzetta Rieti. Il tiro da tre ora di Raiola e realizza, e invece continua ad essere molto precisa la formazione di Ragusa. E invece la mezzetta Rieti non sta giocando al meglio, soprattutto in attacco, e vedete che Marco Locar davvero non è in grandi condizioni. Cossa, cioè il fallo su De Ambrosi, lo commette il numero 11 Maggioni, e dunque dovrebbero esserci tiri liberi per De Ambrosi. Fallo del numero 11 Maggioni, primo fallo. 3:12 a termine del primo tempo, quindi si blocca il cronometro, e questo è importante per le mezzetta Rieti, così ci sarà più tempo per recuperare. Nel frattempo i due tiri liberi dalla lunetta per Gianluca De Ambrosi. Va dentro il primo, 12 punti personali per lui. Ancora realizza De Ambrosi, 13 punti totali, 37 a 29 il punteggio. Ancora Ragusa in avanti, dunque 3:06 al termine del primo tempo. Riceve ora Carchia che tira da tre e sbaglia, il rimbalzo è di Raiola. Il rimbalzo di Raiola, che è in palleggio ancora. Chiaramente non ha nessuna fretta la formazione ragusana. Riceve Carchia, prova ad andare sotto, poi perde palla Carchia. La rimessa dunque per le mezzetta Rieti. Locar viene avanti per Cossa. Ancora Locar. Cossa non riesce ad infilarsi né con un'entrata né con un tiro da tre. Ecco ancora Cossa, Croce, c'è Colantoni che potrebbe ricevere, molte maglie sotto, poi tira lo stesso Croce, ma c'è il fallo di De Ambrosi, fallo di De Ambrosi sotto canestro. Secondo fallo personale per De Ambrosi, e c'è un cambio ancora per la formazione di Ragusa. Esce Carchia e rientra in campo Marco Valdi. Otto punti di vantaggio ancora per la formazione di Ragusa. Raiola tira da tre ancora la formazione di Ragusa, sbaglia questa volta Maggioni, l'ultimo a toccare palla a un giocatore di Ragusa, quindi la rimessa della mezzetta. Accelera Cossa, va al terzo tempo e realizza Cossa.
realizza i suoi primi due punti personali. Quando Rieti gioca in velocità si esprime sicuramente meglio anche in attacco. 37 a 31 ora il punteggio, 1:50 al termine del primo tempo. Raiola recupera palla, tira da tre Raiola, sbaglia, rimbalzo di De Ambrosi, e c'è il fallo, su, mi sembra, un fallo della formazione di Ragusa, è il secondo fallo, non so dirvi con precisione di chi è stata la colpa di questo fallo. Comunque il gioco riprenderà con dei tiri liberi per la mezzetta Rieti, quindi con il cronometro ancora fermo sull'1:39, quando siamo 37 a 31 per Ragusa. C'è la possibilità ancora per la mezzetta di Rieti di recuperare un po' di punti. Questo è lo score momentaneo, 2 punti per Locar, 2 per Ciccotti, 4 Croce, 2 Cossa, 5 Rosignano, 13 De Ambrosi e 3 punti Paolo Scarnati. Per la formazione di Ragusa invece 6 Raiola, 6 Passarelli, 5 Zucchi, 5 Carchia, 4 Cassì e 11 punti per Marco Valdi. De Ambrosi dunque può andare con i 2 tiri dalla lunetta. È terminato il minuto di sospensione richiesto da coach Borzi. La palla che viene consegnata nelle mani di Gianluca De Ambrosi, primo tiro e va dentro, ce n'è ancora uno per lui. ...15 punti personali per De Ambrosi, punteggio di nuovo nei limiti dell'equilibrio. Ragusa che ha 4 punti di vantaggio quando manca 1 minuto e 30 secondi al termine del primo tempo. Cassì ora è di nuovo tutto il quintetto titolare in campo per Ragusa. Zucchi tira da 3, realizza, molto preciso anche Zucchi, davvero sta giocando molto bene la formazione. Fallo a De Ambrosi, ed ora il pubblico si scatena, e attenzione, fallo di De Ambrosi, terzo fallo di De Ambrosi. Molto contestata questa decisione. Cassì, Passarelli, molto alto il suo tiro, realizza Passarelli e così invece di accorciare le mezzetta Rieti con un parziale di 5 a 0 è Ragusa che allunga ancora i margini. 9 punti di vantaggio di nuovo per la formazione ospite. Croce per Locar e serve un tiro da 3 ora. C'è il fallo, non è dato, non viene dato questo, questo canestro. Era già partita l'azione di Locar, quindi canestro non convalidato. Terzo fallo di Raiola. Era partita l'azione di Locar, Locar ha realizzato il canestro e poi ha subito fallo. Secondo gli arbitri il canestro non è convalidato e ci sono 2 tiri liberi per Marco Locar. E ci sono state un paio di decisioni arbitrali un po' discutibili che hanno riscaldato molto il pubblico reatino. Ora Locar dalla lunetta realizza il primo tiro, 42 a 34 il punteggio, 48 secondi al termine del primo tempo. Ancora Locar, un tiro dalla lunetta per lui. E sbaglia questo tiro libero Marco Locar, in genere lui è molto preciso. Quindi di nuovo 8 punti di vantaggio per la formazione di Ragusa con 40 secondi, anzi 38 secondi ora al termine del primo tempo. Cassì per Zucchi che è solo, Zucchi tira da 2, sbaglia, il rimbalzo è di Croce e la mezzetta ha 30 secondi per gestire questa azione. Ci vorrebbe un tiro da 3 per la formazione reatina. È uscito De Ambrosi, ora tira Locar da 2, Locar che realizza. 36 a 42 il punteggio, 14 secondi al termine del primo tempo. È uscito De Ambrosi, nel frattempo è rientrato Scarnati. Ora Scarnati è in marcatura su Cassì. Cassì tira, c'è il fallo su di lui, lo ha commesso Scarnati e quindi ci saranno tiri liberi per la formazione di Ragusa e poi 5 secondi al termine del primo tempo. Secondo fallo di Scarnati, un incontro davvero al cardiopalma. 42 Ragusa, 36 Rieti.
5 secondi poi per la mezzetta Rieti per tentare di fare canestro e mantenere le distanze al minimo indispensabile da Ragusa. Va dentro il primo tiro ora di Cassì, ce n'è ancora uno per lui, realizza anche il secondo tiro libero personale ed ora Colantoni deve tirare da tre e sbaglia Colantoni, punteggio 44-36, termina così il primo tempo dunque con Ragusa che va in vantaggio. Ci sentiamo più tardi per il commento del secondo tempo. È tutto pronto ancora, però sta rientrando in campo un giocatore che è precisamente Raiola, un giocatore della formazione di Ragusa. È tutto pronto ora per dare il via al secondo tempo tra la formazione di Ragusa e quella di Rieti. Ora è Cossa che recupera questa palla, De Ambrosi sotto per Croce è stretto tra due uomini ma comunque riesce ad andare a canestro Davide Croce, quindi realizza subito due punti per la mezzetta Rieti, 44-38 ora il punteggio. È l'ultimo a toccare palla è Marco Valdi, quindi la rimessa per la mezzetta Rieti, Cossa per Locar, il quintetto base della formazione reatina. Al secondo tempo è Cossa, Croce, Locar ora tira da tre. Realizzata questa bomba da tre importantissimo di Marco Locar, Scarnati, Cossa, Croce e De Ambrosi. Questo è il quintetto base. Ora non è buona questa azione, c'è il fallo di Marco Locar. Locar non approva. 44-41 il punteggio, quindi un break di 7-0 per la formazione reatina. Scusate, un break di 5-0 per la formazione reatina ed ecco dunque che torna a meno 4. 44-41 ancora per Ragusa, rimessa per Cassì, Marco Valdi e Zucchi, passarelli Raiola, è il quintetto base per Ragusa. Ora sta difendendo bene Rieti, Zucchi tira da due e realizza, è arrivato un attimo in ritardo De Ambrosi su di lui e Zucchi chiaramente non perdona, porta a 46 i punti della sua squadra. Marco Locar viene avanti con il palleggio. Locar, c'è il blocco, Scarnati da tre, sbaglia, ancora il ferro per Paolo Scarnati, non fortunato in questa occasione. Paolo Scarnati che spesso si diverte a tirare anche dalle gradinate e spesso indovina anche dei tiri dalla panchina o dalla gradinate, e invece purtroppo questo tiro da tre, ma chiaramente questo avviene in allenamento, in partita è tutta un'altra cosa. E vedete che Zucchi sta diventando davvero il mattatore della formazione, per la formazione di Ragusa, con 4 punti ora di nuovo, dunque parziale di 4-0, break di nuovo per la formazione di Ragusa e ancora 48-41, quindi 7 punti di vantaggio. De Ambrosi da sotto, c'è il fallo di Zucchi su di lui e quindi tiri liberi per De Ambrosi. Fallo fischiato dunque a Sergio Zucchi, è il terzo fallo di Zucchi, 3 falli anche Raiola, quindi per la formazione reatina invece ci sono Rosignano e De Ambrosi con 3 falli, questi sono gli uomini maggiormente caricati di falli. E sbaglia il primo tiro De Ambrosi, anche se lui in genere è molto preciso dalla lunetta, quindi il punteggio rimane 41-48 Ragusa. De Ambrosi realizza questo suo secondo tiro dalla lunetta ora e quindi viene di nuovo avanti Ragusa. Cassì, Locar su Cassì, Cossa su Marco Valdi, Cassì va fin dentro, poi scarica verso Zucchi, bravissimo Cassì a scaricare questa palla per Zucchi che era completamente libero e ha messo dentro questi due punti. Locar da tre,
realizza. Locher da tre realizza, si scalda la mano Marco Locher. 11 punti personali per lui, sembra aver recuperato un po' fiducia in se stesso, probabilmente la caviglia gli fa meno male ora a caldo. 50-45 il punteggio. Locher su Cassì, Zucchi ancora e realizza di nuovo. Micidiale Zucchi, micidiale, 16 punti personali per lui. È un tiratore straordinario, tra lui e De Ambrosi davvero grande sfida. Croce, Scarnati, ora Locher. Riceve ancora Scarnati, Cossa prova ad andare dentro e bellissima! È bellissima l'azione di Cossa, quando parte da lì ha una grande entrata, fallo di Scarnati, fallo a metà campo di Scarnati sul portatore di palla Ragusa. Ed è il terzo fallo anche per Scarnati. Cassì ora in palleggio, 52-43, ma mancano i punti alla mezz'età Rieti. Ora tira Zucchi e sbaglia, e infatti mancavano i tre punti alla mezz'età Rieti, il punteggio è 52-47. Locher viene stoppato, rimbalzo di Scarnati che realizza. Rimbalzo in attacco di Scarnati, 5 punti per lui, giocatore di esperienza, giocatore che va spessissimo sotto canestro a prendere i rimbalzi. MZ a meno 3, 16-09 al termine. Cassì, sta giocando bene Cossa anche in difesa, ma Cassì ha una entrata strepitosa e va a realizzare. Ora De Ambrosi che riceve, c'è Zucchi su di lui, stoppato De Ambrosi. Scarnati tocca la palla per ultimo, rimessa dunque per Ragusa, stoppata di Zucchi per De Ambrosi. 54-49 il punteggio ora, di nuovo più 5 per Ragusa dunque, 15-35. Zucchi che riceve, c'è su di lui De Ambrosi, sbaglia Zucchi, rimbalzo di Croce, ora bisogna ragionare. Locher deve aspettare Scarnati e Croce che non sono ancora piazzati, e invece forza tutto Locher, va al tiro da sotto in entrata, e dunque due punti ancora per Marco Locher. 54-51 il punteggio, 13 punti personali per Locher, 15-15 da giocare. Cassì uomo di grande esperienza, molto prezioso in questa fase di gioco per la formazione di Ragusa. Attenzione, riceve Marco Valdi da solo, sbaglia, Croce salta su di lui, c'è il fallo di Croce ed è buono anche il canestro, quindi canestro 56-51, e in più c'è un tiro libero supplementare per Marco Valdi per questo fallo di Davide Croce. Dovrebbe essere il primo fallo di Croce. Tiro libero supplementare per Marco Valdi, precisissimo dalla lunetta, quindi azione da tre punti per lui. 14 punti anche per Marco Valdi. Marco Valdi e Zucchi sono i migliori realizzatori, davvero stanno tenendo in grande difficoltà le mezz'età Rieti. Accelera Locher, c'è il fallo su di lui, il fallo su Locher è commesso dal numero 9 Diapico. Secondo fallo di Diapico, e nel frattempo c'è la rimessa per la formazione di Rieti. Locher, forza l'entrata, realizza ancora. Locher, due punti per lui ancora, forzando l'entrata, e due punti importantissimi. 15 punti per Marco Locher, viene di nuovo avanti Ragusa con Cassì, poi Zucchi, ora Zucchi è passato su di lui, è passato a marcarlo Cossa, c'è il fallo non fischiato su Diapico, poi Diapico che comunque realizza, De Ambrosi da sotto, c'è il fallo su di lui commesso da Marco Valdi.
Ci saranno dunque tiri liberi per Gianluca De Ambrosi. Quarto fallo per Zucchi. Zucchi dunque commette il quarto fallo e rientra in campo Ceccato al suo posto, quindi Zucchi che torna in panchina. Due tiri dalla lunetta per De Ambrosi, il primo va dentro. Punteggio 59 Ragusa, 54 Rieti. Va dentro anche questo, ci sono ancora 4 punti da recuperare per la formazione dell'MZ Rieti. Cassi, 14 minuti esatti al termine dell'incontro. Su Cassi ora c'è Scarnati, Scarnati ha dato molto in fase di marcatura. Passarelli, via Pico, ancora Marco Valdi, tira Marco Valdi e sbaglia, non prende neanche il cerchio. Rimessa dunque per l'MZ Rieti, che sta giocando un pochino meglio in difesa e si vedono anche un po' di risultati. Locari in palleggio, non è ancora rientrato Ciccotti. Locari accelera, poi scarica verso Cossa, Cossa va a canestro e realizza con decisione, va a canestro Fabio Cossa. Marco Valdi sbaglia e contropiede ora dell'MZ Rieti per Scarnati, poi il tiro da tre possibile di errore, il tiro di Cossa da tre, Scarnati doveva tirare da due, doveva tirare da due Scarnati, Cossa si scusa, poteva essere il canestro del pareggio e invece sbaglia Cossa con il tiro da tre e viene di nuovo avanti Ragusa, tira da tre ora la formazione di Ragusa e sbaglia a sua volta, prende rimbalzo proprio Cossa. 59-57, Locar che riceve e la sua caviglia sembra completamente guarita. Rieti a meno 2, 12-40 al termine. Cossa per Croce, Croce tira da 2, sbaglia, rimbalzo di Diapico. Viene avanti proprio Diapico in palleggio. Due azioni buttate al vento, potevano essere 4 punti sicuri. Marco Valdi su di lui, c'è Cossa. Marco Valdi va con grande agilità a canestro e di nuovo allunga le distanze, più 4 ancora per Ragusa, 12-03 al termine. Locar, Cossa, Cossa va in entrata, realizza ancora. Quando parte così Cossa è veramente inarrestabile e bisogna insistere con questo schema. 61-59, 8 punti per Fabio Cossa. Cassi scarica per Passarelli e ci sono i due punti facilissimi per Passarelli che va a 10 punti anche lui, dunque in doppia cifra. Ancora 4 punti da recuperare per le MZ Rieti. De Ambrosi, Scarnati, chiama lo schema pugnora, Scarnati. Scarnati che vi ricordiamo dopo 7 mesi di inattività, tiro da 3 di Locar, sbaglia, sfortunato, ma si butta ancora Scarnati, non prende il rimbalzo e ora 4 contro 3, tira comunque da 3 punti Cassi ed è un canestro veramente importantissimo, 11 punti anche per Cassi, 66-59, Ragusa sta giocando benissimo in attacco. E stranamente è una squadra che non è molto votata alla difesa, invece sta difendendo anche bene oggi. Cossa, c'è il fallo su Croce, lo commette Passarelli, fallo di Passarelli su Croce, rientra Raiola ed esce Diapico. Rimessa dunque per la MZ Rieti che deve recuperare in questo momento ben 7 punti. Croce che riceve, Croce a Locar, ora Locar in palleggio. Locar prova ad accelerare, scarica per Davide Croce, poi Cossa, Scarnati da 3 e sbaglia ancora, comunque Croce prende un gran rimbalzo e poi va a realizzare. Grande rimbalzo di Croce sul tiro sbagliato da 3 di Scarnati, purtroppo dopo il primo tiro di Scarnati da 3 non sono più andati dentro i suoi tiri da lontano. Marco Valdi che ancora tenta l'entrata, sbaglia, c'è il rimbalzo di Passarelli
che poi realizza e subisce fallo. Ancora un'azione potenziale da 3 punti, 12 punti personali per Passarelli, fallo chiamato a Davide Croce. Fuori Croce, dentro Luca Colantoni, secondo fallo personale per Croce, e Croce ha bisogno di riposare un po', entra Colantoni. Punteggio 68 Ragusa, 61 Rieti. Passarelli va dentro il tiro libero supplementare, quindi 69-61. 10 minuti e 06 secondi. Locari in palleggio. Sebastiani ancora meno 8. De Ambrosi forza il tiro, realizza. E questo è canestro. Ancora non convalidato questo canestro. Ci saranno dunque i tiri, neanche la rimessa e basta per la formazione reatina. E invece probabilmente era da convalidare questo canestro. Rimessa dunque per l'MZ Rieti. De Ambrosi per Locar. 9 minuti e 56 per recuperare questi 8 punti. Sarà importantissimo. Sta per perdere palla ora. Locar la recupera. Scarnati per De Ambrosi. De Ambrosi da sotto. Tira e sbaglia. Ma c'è il fallo di Passarelli su di lui. 9.45 al termine. Ora sono 6 i falli di squadra per Ragusa. Terzo fallo di Passarelli. De Ambrosi dalla lunetta, due tiri per lui, 9.45 al termine dell'incontro, ancora ci sono 8 punti da recuperare, ora sono 7 per la mezzetta Rieti. Secondo tiro ancora per Gianluca De Ambrosi, va dentro anche questo, 20 punti personali per De Ambrosi, 69 a Ragusa, 63 Rieti, Scarnati a tutto campo su Raiola. E ora si passa sulla difesa 3-2. Attenzione, c'è Cassì, Raiola, Passarelli, ancora Cassì, tira da 3 e sbaglia, rimbalzo, vediamo di chi sarà. E ancora Cassì, tiro da 3, sbaglia, il rimbalzo lo prende Raiola, ma la rimessa sarà dell'MZ Rieti. Quindi palla in mano all'MZ Rieti, 9-18 al termine, Locari in avanti, percossa. Colantoni. Si gira Luca Colantoni e realizza. Realizza i suoi primi 2 punti personali Luca Colantoni. Rieti a meno 4. 69-65, di nuovo Cassì che porta avanti la palla. E di nuovo difesa 3-2 per la mezzetta Rieti. No, ora si torna uomo. Raiola, Cassì, Marco Valdi è marcato da Cossa e è marcato sicuramente meglio di come era stato marcato nel primo tempo. Tiro da 3 di Raiola, sbagliato, il rimbalzo è diceccato, ancora favorevole dunque ai rimbalzi la situazione per la formazione di Ragusa. Raiola per Cassì, ceccato, ora va in palleggio, esce fuori, poi scarica la palla verso Raiola, Cassì, Passarelli, ancora Raiola, c'è il fallo di Scarnati per Paolo Scarnati, è il quarto fallo di Scarnati e purtroppo deve uscire dunque Scarnati, rientra Ciccotti. Si abbassa il quintetto reatino, ma forse acquistiamo in velocità, difesa di nuovo a 3-2, difesa zona dunque, e dietro ci sono con Antonio Cossa, Cassì, Raiola tira da 3 e sbaglia. Rimbalzo di Cossa, De Ambrosi tira da 3, De Ambrosi forzando il tiro, ma c'è il fallo su di lui, fallo di ceccato, e ci saranno dunque 3 tiri liberi per De Ambrosi. Quarto fallo anche per Ceccato e poi fallo tecnico per lo stesso Ceccato. Ora ci sono 3 tiri dalla lunetta per Gianluca De Ambrosi.
va dentro il primo. 21 punti personali, Rieti a meno 3. Va dentro anche questo, Rieti a meno 2. '69-68, ce ne sono ancora due per il fallo tecnico subito da Ceccato. Quindi fallo tecnico, ancora due tiri liberi per Gianluca De Ambrosi. 69-68. Parità. '69-69, 7 minuti e 53 da giocare. Ancora De Ambrosi per il quinto tiro dalla lunetta e realizza anche il quinto tiro consecutivo. 25 punti per lui. Rieti di nuovo in vantaggio, 70-69, e sale di nuovo oltre le stelle, ben oltre le stelle il tifo rietino. Vedremo se cede questo Ragusa, vedremo se cede questo Ragusa. Ora Raiola, c'è il tiro di Ceccato, sbagliato, poi realizza con fortuna. Ceccato realizza di nuovo, 71-70, forse c'era anche fallo su Ceccato. Cicotti, Cossa, Luca Colantoni per Cossa, ancora Cossa, cerca l'entrata e va dentro. Vola alla grande Cossa, irresistibile con queste entrate. 10 punti per lui, Rieti, e di nuovo a più uno. 72-61, 6 minuti e 58 secondi da giocare. Garchia, Raiola, Cassì, Ceccato ancora per Raiola, Cassì, attenzione, Ceccato ancora per Cassì. 5 secondi al termine dell'azione, Cassì forza il tiro da 3, loro sbaglia, realizza, poi il rimbalzo è di De Ambrosi. Rieti a più uno, palla in mano. Cicotti per Locar, ancora Cicotti, sceglie ora l'azione ragionata la formazione di Rieti, che è in vantaggio di un punto. Cossa da 3 sbaglia, il rimbalzo stava per essere preso da De Ambrosi e poi De Ambrosi banalmente commette il suo quarto fallo personale. Vi ricordo che la mezzetta Rieti non ha ancora raggiunto il bonus dei 7 falli di squadra, invece Ragusa li ha già raggiunti. Rimessa ora per Ragusa, punteggio è 71 Ragusa, 72 mezzetta Rieti, 6-18 da giocare, una partita davvero al cardiopalma, uno spareggio a tutti gli effetti. Ragusa sta giocando molto bene, ora è cresciuta un po' anche Rieti. Raiola, Cassì, su di lui c'è Cicotti, Marco Valdi tira da 2, sbaglia, rimbalzo di Marco Valdi e va a realizzare. E la stanno facendo da padroni ai rimbalzi, soprattutto offensivi, i giocatori di Ragusa. Di nuovo in vantaggio la formazione siciliana, davvero un testa a testa incredibile, equilibrio grandissimo. Da 3 ora De Ambrosi realizza, grande bomba di De Ambrosi, 28 punti per lui, 28 punti per De Ambrosi. Rieti ora più 2, 73-75, 5:33 da giocare, gran partita di De Ambrosi. Cassì, attenzione, Carchia tira da 3, realizza, molto preciso anche Ragusa, non si lascia minimamente intimorire. Di nuovo in avanti di un punto Ragusa, 76-75, non si lascia intimorire da un tifo incredibile. Ancora De Ambrosi, subisce fallo, è sfortunato sulla conclusione, c'è il quinto fallo di Ceccato e i tiri liberi per De Ambrosi, quindi deve rientrare in campo Passarelli. Nel frattempo esce Luca Colantoni e rientra Davide Croce. Rieti ancora a meno 1, punteggio è 5-13 al termine dell'incontro, 76 Ragusa, 75 Rieti. Due tiri dalla lunetta per Gianluca De Ambrosi, sia De Ambrosi che Scarnati hanno 4 falli. Ora realizza questo primo tiro De Ambrosi, parità, ci sono 5 minuti e 13 secondi a giocare. Realizza ancora De Ambrosi, 30 punti per lui, molto preciso De Ambrosi. Rieti a più 1, Raiola per Cassì, gioca molto larga ora la formazione di Ragusa e attenzione, c'è solo dietro Marco Valdi. Passarelli, Piero Passarelli realizza,
molto precisa Ragusa. Rieti dovrebbe essere un pochino più aggressiva anche in difesa ora. Di nuovo in vantaggio Ragusa, 78-77. Punto a punto in questo secondo tempo. Ciccotti, Lockhart. Lockhart accelera e poi sbaglia Lockhart, perde palla Lockhart. Tiro da tre di Cassì, sbagliato il rimbalzo ora di De Ambrosi, c'è il fallo su di lui, non fischiato, De Ambrosi in palleggio. Lockhart, ancora Rieti a meno uno, Lockhart in palleggio, c'è Cossa che è poco marcato, preferisce l'azione ragionata ora Marco Lockhart. E sbaglia ancora il passaggio, due palle consecutive perse da Marco Lockhart. Cassì per Carchia, Marco Valdi, c'è il fallo di sfondamento, bravissimo Roberto Ciccotti a prendere questo fallo di sfondamento, due errori consecutivi di Lockhart purtroppo. Esce Lockhart e rientra Scarnati. Rientra dunque Paolo Scarnati, Vandoni preferisce affidare all'esperienza di Scarnati anche se caricato di quattro falli. Sotto la palla per Cossa ed è stoppata su Cossa. Buonissimo l'assist di Scarnati, non è bravo Cossa ad approfittarne, si fa stoppare. Ancora Ragusa più uno, una serie di errori dall'una e dall'altra parte, 3.29 da giocare. Raiola, Carchia, Passarelli. Ora Marco Valdi tira da due e realizza ancora. 20 punti anche per Marco Valdi, molto preciso anche lui. De Ambrosi, Ciccotti, 3 e 11 da giocare, a più 3 ancora la formazione di Ragusa, 80-77. Ciccotti per De Ambrosi. De Ambrosi in palleggio, si gira su se stesso, va a canestro e sbaglia. Rimbalzo di Passarelli. E attenzione che Ragusa ora ha la palla in mano. 2.55, una partita che si mette male. Più 3 per la formazione di Ragusa, pronti ad entrare in campo con Antoni e Lockhart. Carchia tira da 3, sbaglia il rimbalzo, è ancora preda delle mani dei giocatori di Ragusa. Raiola, Carchia sotto per Marco Valdi, ma c'è il fallo di sfondamento di Cassì. Fallo di sfondamento di Cassì. E quindi un minuto di sospensione richiesto da Claudio Vandoni. Mancano 2 minuti e 26 secondi al termine. Palla in mano a Rieti. 77 Rieti, 80 Ragusa. 15 punti per Lockhart, 2 punti per Ciccotti, 8 punti per Croce. 10 Cossa, 2 Colantoni, 5 Rosignano e 30 punti per Gianluca De Ambrosi, 5 punti invece per Scarnati, 6 di Raiola, 15 di Passarelli, 16 punti di Zucchi che ancora non è rientrato in campo, poi 2 di Diapico, 8 di Carchia, 11 di Cassì, 20 punti di Marco Valdi e 2 punti di Ceccato. Marco Valdi che sta veramente giocando molto bene, ma tutta la formazione di Ragusa sta giocando bene, soprattutto in attacco. Vediamo un po' se in questi 2 minuti e 26 secondi si riesce a riaddrizzare le sorti dell'incontro per la mezzetta Rieti. Nel frattempo è uscito Cossa, è uscito anche Ciccotti, sono rientrati dunque Lockhart e Colantoni. Scarnati per De Ambrosi, Croce molto fuori, Lockhart, De Ambrosi va al tiro, ma c'era stato il fallo di Marco Valdi in precedenza su di lui, quindi ci saranno tiri liberi per De Ambrosi. Fallo dunque fischiato a Marco Valdi ed è il terzo fallo per Alessandro Marco Valdi, ci sono 2 tiri liberi per De Ambrosi. 2 minuti e 08 al termine dell'incontro. Sbaglia il primo tiro De Ambrosi. La sua consueta precisione, solamente 1 su 2 ora per De Ambrosi. Comunque un punto è venuto per la mezzetta Rieti, 80-78 dunque. Ancora
due punti di vantaggio per Ragusa, ora tira e sbaglia Passarelli, contropiede ora per la mezzetta Rieti, c'è Scarnati che preferisce ragionare, il tiro di Locar dalla lunghissima distanza, prende il rimbalzo però De Ambrosi che chiede calma De Ambrosi, manca 1:41 al termine, 80-78 il punteggio, Scarnati, De Ambrosi finta il tiro da 3, poi tira da 2, sbaglia, c'è il fallo di Croce, c'è il fallo di Croce, rimessa dunque per Ragusa, manca 1:32 al termine, è in vantaggio di 2 punti la formazione siciliana e davvero è un incontro molto delicato, 1:26 al termine, non bisogna, per la mezzetta Rieti non si deve far segnare Ragusa e perde palla Ragusa, 1:14 da giocare, Scarnati che riceve ora, servono 2 punti, Locar, 1:08 al termine dell'incontro, Rieti a meno 2, Locar in palleggio ora, Locar prova l'entrata, poi scarica per De Ambrosi da 3, sbaglia De Ambrosi, poi Croce in tapin, porta in parità, 80-80, importantissimo questo tapin di Croce, il punteggio è 80-80, 1 minuto di sospensione richiesto da Borzì, 54 secondi al termine, 1 minuto di sospensione, 80 pari ed è un incontro davvero al cardiopalma. Vediamo che ora Vandoni è preoccupato di dire ai suoi giocatori in 54 secondi bisogna evitare per la mezzetta Rieti di prendere il canestro, non bisogna subire il canestro, 54 secondi, palla in mano Ragusa, 80 pari, si attarda un attimino ancora, un quintetto di esperienza ancora per la formazione di Rieti, Locar, Scarnati, De Ambrosi, Croce e Colantoni, Raiola in palleggio per Cassì, ora Passarelli, Cassì tira da 2, sbaglia, rimbalzo di Passarelli, poi perde palla Cassì, ancora palla recuperata dalla Ragusa, 37 secondi al termine, ancora Ragusa ha la possibilità di andare al tiro, Cassì in palleggio, Raiola, Cassì da 3, il tiro da 3 di Cassì che va dentro, da 3, no sono 2 i punti, 82-80, 15 secondi al termine, 12 secondi al termine, Marco Locar, 9 secondi, Ragusa è più 2, Locar che realizza, ma viene dato sfondamento a Locar, e perde questa partita la mezzetta Rieti quasi sicuramente. Sfondamento fischiato a Marco Locar. 5 secondi da giocare, Ragusa è a più 2. Sfondamento fischiato a Locar. Ora il fallo ancora di Scarnati e ci saranno tiri liberi per Ragusa. L'arbitro decide che c'è sfondamento, 5° fallo di Scarnati. Fallo di sfondamento fischiato a Locar, contestatissimo, un fallo molto molto da interpretare, De Ambrosi ha molto da dire con l'arbitro, Ragusa è 82, Rieti è 80, mancano 4 secondi al termine, ci sono i tiri liberi per Cassì, il primo va dentro e si trova in vantaggio di 3 punti ora, la formazione di Ragusa, 4 soli secondi per recuperare 4 punti e sarà un miracolo, Croce ora per Locar che tira da 3 e ora sbaglia la formazione di Rieti, scappano via i giocatori di Ragusa che espugna il pallaloniano, 84-80 e gli arbitri ora
Vediamo che stanno sfasciando tutto. Ai ai ai, il pubblico reatino reagisce. Questi arbitri si erano visti che erano un po'... era timoroso questo arbitraggio. Ragusa va via da questo e vediamo che crollano giù i pezzi del Padaloniano. E crollano i pezzi del Padaloniano, ora veramente c'è una carica della polizia, l'hanno combinata davvero grossa, gli arbitri l'hanno combinata davvero grossa. Lokar che esce dal campo ora tra gli applausi, Marieti esce sconfitta da questo incontro, 84-80, Ragusa espugna il terreno di Rieti, a nessuno era riuscito di espugnare, aveva probabilmente subito fallo Lokar, invece è stato fischiato un fallo di sfondamento allo stesso Lokar. Se avessero dato i tiri liberi al mezzetta Rieti si andava 82-82, invece gli arbitri hanno deciso che c'era il fallo di sfondamento di Lokar e poi sulle azioni successive Cassi ha realizzato i due tiri liberi che hanno dato la vittoria alla formazione di Ragusa, al di là dalle eventuali decisioni discutibili degli arbitri. La mezzetta Rieti non ha giocato come al solito, sa giocare qui in casa, ha concesso molti rimbalzi alla formazione di Ragusa, dalla parte loro la formazione siciliana decisamente hanno dimostrato di essere molto precisi, hanno strappato questa vittoria sul campo, poi le decisioni arbitrali sono sempre discutibili. Il punteggio finale è 84 Ragusa, 80 Rieti. Per Ragusa probabilmente le cose si mettono al meglio, anche se dovrà andare a giocare domenica prossima a Bergamo. Rieti domenica prossima gioca ad Imola, per il momento svantaggiata è chiaramente la formazione della mezzetta Rieti. Grazie e buonasera.